Entra nel vivo l'attesa riqualificazione di Palazzo Olivieri, storico edificio del centro storico che dal 1892 è sede del Conservatorio Rossini. Stanno infatti per essere messi a terra 5 milioni e mezzo di finanziamento ministeriale per il restyling del secolare palazzo che necessita di radicali interventi sul tetto, sui servizi e sul ripensamento degli spazi. Un semaforo verde ai lavori annunciato a luglio con la chiusura del bando di gara per un cantiere che doveva partire in questo periodo autunnale ma che invece scatterà a gennaio con l'obiettivo di riqualificare l'edificio entro la fine del 2025. Più di 2 anni in cui vanno ripensati gli spazi del Conservatorio Rossini. Il primo passo della direzione dell'istituto è stato quello di rinviare al 13 di novembre la partenza dell'anno accademico in attesa di comprendere l'esatta geografia e tempistica degli spazi da liberare. Andranno infatti gradualmente sgomberate le aule e le preziose attrezzature musicali al suo interno. Già definiti gli accordi per una didattica che verrà dirottata negli spazi di Palazzo Gradare Mamiani e alla Scuola Media Gaudiano.